Ciao a tutti, allora quello che vedrete in questo video praticamente sono le prime partite più due spacchettamenti, ovvero l'apertura dei pacchetti riguardanti, diciamo, cioè, avvenuti durante il mio periodo nella divisione 8. Ecco, le partite sono la prima e la seconda e la terza della divisione 8 che ho fatto. Quella cosa strana, è questa, che io posso magari o parlare solo con l'audio, cioè sentirmi. O magari vedermi nell'angolino, nel quadratino, nel rettangolino, insomma, sono qui. Praticamente ho trovato un altro modo, forse, credo, per far vedere meglio il video e allo stesso tempo, per poi, anche se è una stronzata, per magari montarlo anche meglio, per quanto riguarda me. E praticamente farò una sintesi molto tirata di quello che è avvenuto in queste partite, così il video durerà di meno e appunto, secondo me, voi potrete poi godervelo tra virgolette meglio, perché perlomeno dura di meno e capite più velocemente le cose senza facendo le reazioni e bla bla bla, insomma, cose inutili. Ecco, spero che magari lo troverete più interessante. Ecco, insomma, iniziamo e guardiamo un po' cosa è successo. Come vi ho appena detto, il video inizia con io che decido di aprire un pacchetto di quelli oro, diciamo oro premium, come si chiamano, insomma, quelli lì, diciamo, da 7500. E praticamente decido di aprirlo con Messi, che sono anche particolari, che di solito tipo l'anno scorso aprivo con Vidal, e praticamente apro e trovo questi giocatori lì, diciamo, che fra l'altro uno l'ho messo anche solari, ovvero trovo lui di Natale. Di Natale, che vi dirò, per quanto riguarda è un giocatore che, se avete soldi, mi pare il prezzo è all'incirca sui 1500, momentaneamente 1500 più o meno, di un prato. Se magari non lo fate già titolare, almeno come riserva, come sostituto, perché ne vale la pena. Oltre a questo, ci sono state anche altre cose, forma fisica, giocatori stessi, stemmi, loghi, ve vi pare tutto, insomma, che poi decido di vendere, perché tanto io sinceramente me ne faccio le poche. Io ho quelli di Livorno per quanto riguarda di divise, stemmi, bla bla bla, e mi basta, almeno momentaneamente, poi non so se in futuro poi lo cambierò. Comunque, passiamo alla partita. Decido di giocare, la formazione è questa qua, e faccio la partita e mi capita questa squadra qua con tutto lo stemma dei Panathinaikos. Vabbè, questa è una cosa a parte. La squadra che ha lui comunque è una discreta squadra, perché la valutazione appunto si gira sul 79, però sono giocatori che a me personalmente hanno dato fastidio nella partita, e vediamo perché. Ciononostante, inizia così la partita, con io che attacco con Di Natale, appunto, la piazzo e va sotto al 7, 1-0 me dopo 33 minuti, 1-0 me, 1-0 a 3 con Livorno. Ciononostante, comunque, la partita, diciamo che, vabbè, qui sono i giocatori che esultano, si ingroppano, fanno le orge e bla bla bla, eccoci, faccio vedere il gol, discreto gol fra l'altro, come appunto Di Natale, che vi consiglio, vi ho detto di comprarlo se avete l'opportunità, e niente, Zotta nel difensore. Questo io manca appena mi fa go, mi purga. Niente, passiamo all'azione dopo. Azione dopo che io tiro e niente, anche io sbaglio, un go va di posto per la traversa. Infatti Natale si rispera. Attaccano loro, secondo tempo. Arrivano avanti porta, tiro del cazzo. E difatti 1-1. 1-1 con questo che è, questo pelato che non ho capito di me chi è, niente. Continuo ad attaccare loro, soffro, soffro come un cane. Soffro come un cane, ecco qua. La partita finisce qui, era il clou della partita, è stato questo qua. Finisce qui 1-1, prima partita di divisione 8 che finisce appunto con 1-1, un pareggio. Infatti, è così, tutte le cose, di va nelle statistiche, insomma, nella righina che viene. Aspettate, viene. Vabbè, crediti guadagnati. Eccola qua. 9 partite rimaste, un punto. Passiamo alla seconda partita, che ora dovrebbe venire. Eccola qua. Eccola qui, cambio formazione all'incirca. E vado a giocare contro questo qua che ha tutta la serie di Stock con la maglia del Brasile. Giochiamo. Lui ha una squadra che come valutazione, come intesa, è maggiore di quell'altra. Infatti, basta vedere i giocatori che roba da, non lo so, mani nella pelle, cioè, vedendo a confronto la squadra che ho io, questo ce l'ha 200 miliardi di volte più forti. E niente, vediamo un po' cosa è successo. Inizia subito con lui che attacca, dopo 11 minuti, solo se non capisce un cazzo, mi fa questo fallo lì e giustamente, ultimo uomo, l'arbitro cosa dice di estrarre? Il cartino rosso. Io dall'11esimo fino alla fine ho giocato in 10.
Cosa che però, come vedete, non è che Mbappé poi così, diciamo, svantaggiato, anche perché subito dopo 8 minuti di Natale, sempre di Natale, purga la difesa avversaria 1-0 Atletico Livorno. Ebbene così. Quindi, come sempre, si urta, ne vedeva, seconda azione, Ari, piattone, sì, sinistro, in sacca. 2-0 dopo, al 37esimo, dopo quasi 20 minuti. 20 minuti dal primo gol, dico. 45esimo, si attacca sempre noi, sempre Ari, che la prova a piazzare, ma niente, conclusione troppo alta. Arriva il secondo tempo che comincia ad attaccare lui. Culo rotto, mette nel mezzo, gol. 1-1, 2-1, scusate, 2-1. Con, credo sia Remy, perché ora non si vede, fa vedere, non lo so. Vabbè, comunque, si attacca ora, si attacca noi. Attacca noi di Natale, di Natale, di Natale, di Natale, aspetta che arrivi con Rominas, che l'anzacca di piattone dentro. 3-1. 3-1, resurta, scivolata in terra, niente, ci fa vedere che esurta, e bla 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 bla, come sempre, Orgione, ho già partito per gol, e niente, ora attacca lui, che fra l'altro questo attacco qui cosa succede, se non vuoi, tac, insacca dentro, 3-2 loro, no, perché siete da noi, perché siete da noi, non lo so, va bene. Un po' difficile anche farla così, perché la prima volta sembra semplice, ma non è. Comunque, attacca noi, sempre di Natale. Di Natale va in terra. È il 66esimo, ultimo uomo, fallo dell'ultimo uomo, giustamente rosso. Ora siamo pari. Si gioca 10 contro 10. Moussa Dembélé, quello espulso. Insomma, azione successiva, Shaarawy la piazza. Gol, voi pensate, gol di Shaarawy? No, di Corominas, perché tira, va, non so dove, su Corominas, butta dentro Corominas, doppietta di Corominas, appunto, 87 volte lo dio, infatti tra l'altro mi intrippo perché voglio parlare veloce, ma non mi riesce, comunque, qui ci prova i Turbe, anzi, cade a Corominas, Corominas, di sinistro, la butta alla sinistra del portiere, 5-3, 5-3, non capisco perché non c'è il terzo gol di loro, però va bene, e niente. Qui ci provano loro, 5-4, patito, comunque tripletta Corominas, fanno gol loro, ripeto, non so che fine abbia fatto il terzo gol, però eccolo lì, 5-4 all'89esimo, giunta come un cretino Messi che ciononostante perdeva 5-4, poi si prende il pallone e mette in mezzo, ha voluto fare così. Comunque la partita finisce qua con un 5-4, prima vittoria nella divisione 8 e si va a 4 punti. Ora vabbè, tutte le cose, fa vedere chi ha fatto gol, comunque tripletta Corominas, ripeto. Wow, questo Corominas mi sorprende sempre di più, soprattutto non essendo un giocatore voluto da me, ma bensì da Gio, perché me l'ha messo Gio stesso, la web app, me l'ha fatto trovare nel pacchetto. Anche lui, come ho già detto svariate volte, qui consiglio di comprarlo e si arriva ora alla terza partita. Terza partita che io odio, per la registrazione fa il cazzo che gli pare e mi mangia i primi 3 gol. Inizio sì, col doppio di loro, vincevo io e niente. Ora io provo ad attaccare, provo anche con i Turbi di sinistro, ma niente. Diciamo che la parte in sé per sé, vedete, questo è Ari merda che sbaglia le peggiosi, finisce poi sul 2-2. Mi dispiace che la registrazione ne abbia messo tutte le azioni, tutti i gol, anzi, soprattutto tutti i gol, i primi 3 gol, ma niente, finisce così, 2-2, secondo pareggio in divisione 8, totale punti 5, 5 punti che comunque, ciononostante, grazie anche al bonus, diciamo, comprato nel catalogo, mi permettono di fare un altro spacchettamento, di aprire un altro pacchetto. Infatti, dopo questo, si arriva al mio secondo pacchetto di FIFA 15 che ho aperto con Hazard questa volta. Che ciononostante, aspettavo, magari ho detto Hazard, non lo so, avevo questo buon presentimento. Mi fa trovare questo portiere del cazzo, che del cazzo, perlomeno per me è del cazzo, che c'ha 90 riflessi. È un campionato che non mi serve a niente perché è francese, fra l'altro, e lui, se non erro, è nigeriano. E niente, l'altro si riesce a vendere tutti e niente. Ho fatto tot soldi e nulla. Quello che poi è successo lo vedrete nel prossimo episodio. Detto questo, io niente, ripeto, scusate se mi sono impappinato svariate volte, ma è la prima volta che faccio un video così per mi riguardo tutte le azioni che ho fatto e ci parlo sopra. Spero appunto, ripeto questo, non quello di prima, ripeto che spero appunto che vi torni meglio, cioè vi torna meglio a guardare video perché magari è meno lungo, meno forse noioso. Niente.
boh, spero che comunque l'abbia minimo intrattenuto e perché non ho aiutato magari con i discorsi di Natale per chi non l'avesse mai provato. Vi consiglio di comprarlo, è la 11ª volta che lo dico e niente, detto questo ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!